La firma c'è, benvenuto a Pineto, Leonardo Mastrippolito, classe 2000, terzino sinistro. Intanto diciamo da subito che sei abruzzese doc, di Di dove? Fara San Martino. Fara San Martino, ma sei cresciuto in qualche società abruzzese, Sì, immaginiamo sì, in sì, sì. Pescara, Sì, no? Quindi hai fatto tutta la trafila. sì, sì. Fino, sì, ho fatto 5 anni, poi ho iniziato un po', A diciamo, a girare. girare. Perché? Dove sei E stato? sono stato prima in Puglia, poi sono Ah. andato alla Regina, sono stato 2 anni lì, e lì, diciamo, ho iniziato con i grandi. E Il tuo poi, sì, percorso. poi ho iniziato, sono stato a Sassuolo e poi in Puglia, a Bisceglie. Circa 40-50 presenze in Serie C tra Reggio Calabria, Regina e Bisceglie. Sì, giusto, esatto. Intanto perché sei rimasto fermo fino ad oggi? Perché è strano, no? 40-50 presenze da professionista, giovanissimo. Beh, sono stati dei problemi, diciamo, col tempo, e poi è passato il tempo e non mi sono, diciamo, non ho avuto più contatti con Contatti, sì. non ci sono state le condizioni. Le tue caratteristiche? Io sono, diciamo, un terzino, diciamo, di fascia e mi adatto sia a sinistra che a destra, perché, diciamo, me la cavo bene con entrambi i piedi. Però sei mancino naturale. Sì. Mancino naturale che però può giocare anche a destra. Non hai mai fatto questa categoria. Girone F è un girone piuttosto competitivo. Sì, ci sono varie squadre che lottano per vincere il campionato e quindi è molto competitivo e non vedo l'ora di iniziare e dare una mano alla squadra. Sarei già a disposizione domenica contro l'Aprilia? Sì, Sì. sì, sì. In questo lasso di tempo, naturalmente, ti sei allenato da solo, cioè come Sì, hai svolto? mi sono allenato sempre e poi, cioè, mi sono allenato ogni giorno per restare, diciamo, in forma. C'è qualche istruttore, allenatore che hai voglia di ricordare in questa intervista? Qualcuno che ha segnato la tua carriera, anche se sei giovanissimo, ripetiamo, sei un 2000. Sì, c'è il mister, diciamo, che mi ha lanciato fra i grandi Cevoli, Roberto Cevoli, che mi ha lanciato a Reggio e cioè, Ex adesso ex difensore, difensore, diciamo, di grande, grande spessore, e mi ha lanciato subito alla seconda giornata contro il Bisceglie proprio, e titolare, quindi è stato un bel esordio, me lo ricorderò per tutta la vita. ti manca di fatto solo il ritmo partita. Sì, manca solo il ritmo partita che da qualche mese, diciamo, che non gioco, però già da oggi con i compagni sto iniziando a prendere, diciamo, più confidenza. Crepi In bocca al lupo di cuore. il lupo.